Dopo 4 successi consecutivi, il Catania si ferma in casa del Catanzaro. Prima sconfitta per Baldini sulla panchina etnea nello scontro diretto contro la compagine allenata da Villa, che nonostante le difficoltà dettate dal Covid, con parecchie indisponibilità, una panchina corta e una partita in meno, trova una vittoria importantissima in termini di classifica. Va fatti i complimenti al Catanzaro e alla difesa del Catanzaro. Oggi non era assolutamente semplice, fondamentalmente negli 11 titolari il Catanzaro non ha cambiato tantissimo, non gli mancava dei gran giocatori nell'11 titolare, quindi non vedo le difficoltà. Potevano avere delle difficoltà sui cambi, ma anche sui cambi avevano buoni giocatori. Le numerose novità nella formazione del Catania, 5 undicesimi, potrebbero essere la chiave di lettura dell'esito della partita. Troppi cambi, verosimilmente, e la squadra ne ha risentito, se è vero che i rossazzurri tirano pochissimo in porta. A decidere il match sono i gol di Di Massimo e Baldassin, entrambi nel secondo tempo, che mettono il sigillo a una gara molto combattuta. Dopo un primo tempo privo di particolari emozioni, con nessun pericolo per i portieri Martinez e Di Gennaro, nel secondo tempo le squadre si allungano e il Catania avrebbe una buona chance al 48esimo con una punizione di Maldonado che per poco esce al lato della porta difesa da Di Gennaro. Baldini prova a cambiare interpreti con gli inserimenti di Golfo e Izco, ma al 75esimo è Di Massimo a portare il Catanzaro in vantaggio. Lancio lungo di Martinelli verso Di Massimo, che buca la porta etnea sul palo di Martinez. Poco dopo i padroni di casa potrebbero trovare il gol del 2-0 con Evacuo, ma il raddoppio arriva all'86esimo con Baldassin, che chiude la gara. Sul finale Baldini dà spazio a Volpe per il suo esordio con la maglia rossazzurra al posto di Di Piazza. Dopo 4 minuti di recupero al Ceravolo arriva il triplice fischio del direttore di gara Ricci. 3 punti d'oro per il Catanzaro che dopo il pari del Bari in casa contro il Palermo supera i pugliesi e sale al terzo posto. Con questo risultato il Catania invece dovrà difendere a denti stretti il quinto posto che adesso condivide con la Juve Stabia, vittorosa in casa della Casertana ma con una partita in meno che giocherà mercoledì 21 aprile proprio contro il Catanzaro. Nonostante il risultato, come si è detto, si è dichiarato soddisfatto per la prestazione e l'atteggiamento il tecnico etneo Francesco Baldini. Contento della prestazione che hanno fatto i ragazzi, se la sono giocata a viso aperto, abbiamo costruito tanta mole di gioco, forse tirato poco in porta, sicuramente sotto quel punto di vista lì dovremmo lavorare, però i ragazzi hanno fatto la partita. È stata una partita che fino al momento dell'episodio del gol era giusto che fosse 0-0 e un errore ha cambiato l'inerzia della partita, ma non penso che sotto l'aspetto dell'atteggiamento si possa dire qualcosa a questi ragazzi.